Molestie oggi si denuncia di più, è uno dei dati emersi nel bilancio dell'attività del Comando Provinciale dei Carabinieri, il colonnello Molinese. Speriamo aumenti la percezione di sicurezza dei cittadini. Petruzzelli stoppa i licenziamenti, gli esuberi si riducono a 23 unità, per loro potrebbe scattare la cassa integrazione, la decisione dopo l'ok della Regione ad un incremento dei fondi per la Fondazione. I buoni propositi in casa PD, il nostro focus con il segretario regionale Marco Lacarra sul futuro del partito. Buon Natale da Telebari, il nostro live in compagnia di un inviato speciale, Renato Ciardo. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Partiamo subito dalla questione Petruzzelli, stop ai licenziamenti. Grazie al finanziamento della Regione che ha istituito un fondo speciale per la cultura sono tramontati gli esuberi di 74 unità che si riducono a 23. Per questi dipendenti sarà attivata la cassa integrazione. Soddisfazione da parte del sovrintendente Massimo Viscardi che spiega che questo è il frutto dell'impegno garantito dalla Regione Puglia a farsi carico dell'ulteriore incremento della propria partecipazione finanziaria nella fondazione. L'ulteriore disponibilità della Regione Puglia a concedere la cassa integrazione guadagni alle 23 unità in esubero dovrà essere ratificata dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli che si riunirà dopo Natale. Pertanto, avendo raggiunto il punto di equilibrio finanziario in 23 unità in esubero, conclude Viscardi, chiederò al Consiglio di indirizzo di esprimersi circa l'ipotesi fino ad oggi non contemplata di ricorso alla cassa integrazione guadagni a fronte dei preventivi licenziamenti. I dati ci incoraggiano ma non confortano i cittadini, così il comandante regionale dei Carabinieri Vincenzo Molinese che oggi ha presentato i risultati relativi alle diverse operazioni svolte durante il 2016. Sentiamo. Denunciare fa bene la qualità della vita di una città, cambiano i tempi e insieme a loro la società civile, ma anche la criminalità organizzata in non. Nel 2016 67 arresti per rapina, 58 soggetti maggiorenni e 9 minorenni, il numero di rapine è superiore a quello di chi le ha commesse. Segno che a finire in cella sono stati rapinatori seriali. 45 gli arresti per porto d'armi, tra cui ci sono 3 minorenni. Crescono gli arresti per violenze sessuali, 29 arresti, 25 quelli per stalking. Sono i numeri del bilancio relativo al 2016 dell'operato degli uomini del Comando Provinciale dei Carabinieri. Tra i dati forniti ci sono anche quelli riguardanti il furto di olive, 102 quintali sequestrati solo nella provincia di Bari, 5 gli arresti, 7 le denunce a piede libero. Crescono i numeri del 416 bis, 47 manette per associazione di tipo mafioso, 68 per estorsioni. Il quadro generale e i dati dimostrano quanto la gente sia più coraggiosa nel denunciare, ha dichiarato il comandante provinciale Vincenzo Molinese. Il bilancio dunque positivo, sebbene la percezione dei cittadini sia totalmente diversa. Reati di violenza sessuale, ho parlato anche dei delitti di stalking, delle ruberie, scorribande in campagna e delle rapine. Si tratta di delitti contro la persona o delitti contro il patrimonio che normalmente affievoliscono la sensazione del cittadino di essere sicuro e affievolendo questa sensazione chiaramente non vanno incontro a quello che è l'obiettivo di una forza di polizia a competenza generale così come l'arma dei carabinieri. I dati sono positivi e i cittadini hanno diritto di pretendere la sicurezza e noi lavoriamo quotidianamente perché questo diritto venga assolto. Non permetterò di trasformare Corso Vittorio Emanuele in un rave party a cielo aperto, lo ha detto il sindaco Antonio De Caro durante la nostra diretta del venerdì Chiama De Caro, intanto ha firmato l'ordinanza per il 24, il 30 e il 31 dicembre. Divieto dalle 12 a mezzanotte di diffondere musica all'esterno dei locali, non si potranno somministrare per asporto bevande in contenitori in vetro, divieto anche alle forme itineranti di somministrazione di cibi e bevande, al bando anche fuochi di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo. Coldiretti presenta i dati della sua annata agraria 2016, disastrosa per l'uva da tavola e per le olive a causa dei forti temporali. 143 milioni persi dal comparto dell'uva, 5 milioni 600 mila i quintali in meno di olive con il conseguente crollo del 40% sulla produzione di olio extravergine diventato ormai merce rara. La Puglia però, rispetto alle altre regioni italiane, è quella che se la passa meglio. Rispetto ai quantitativi nazionali, l'agricoltura pugliese ha i suoi primati indiscussi. Uva, pomodoro, ciliegie, mandorle, olive,
olive, grano duro e carciofo. Ci aspettiamo grandi novità di mercato anche dal decreto per l'indicazione obbligatoria dell'origine del grano usato per fare la pasta made in Italy, ha dichiarato Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia, che ha aggiunto: gli accordi di filiera che si stanno proponendo in queste settimane sono le prime risposte utili a rafforzare la qualità delle produzioni, elemento sostanziale che porterà alla riduzione delle importazioni. Allora, andiamo avanti con il bilancio approvato in tarda notte dalla Regione Puglia. Andiamo a sentire che cosa prevede. Ricordiamo che invece non è passata la polemica sui vitalizi. Sentiamo. L'orologio segna le 3 del mattino. Dopo ore di dibattito e l'esame di 102 proposte di emendamento, il Consiglio regionale approva il bilancio di previsione 2017 e la legge di stabilità regionale. Più di 60 articoli accolti dalla maggioranza di centrosinistra col voto contrario delle opposizioni. Ma vediamo alcune delle misure previste. Non aumenta la pressione fiscale con la conferma dell'addizionale regionale IRPEF in favore delle famiglie numerose o con figli diversamente abili. Al centro anche la sanità, con lo stanziamento di 20 milioni in favore del servizio sanitario regionale per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal 2016. 300.000 euro vanno a Taranto, 1,5 milioni per il sostegno ai bambini con autismo, 25 milioni al trasporto pubblico, mentre 8 milioni vanno ai progetti presentati dai comuni per la gestione dei rifiuti. Garantita poi la copertura del cofinanziamento dei fondi europei POR, con un mutuo da 35 milioni nel 2017 che salirà a 49 milioni nel 2018. La nota dolente è la bocciatura degli emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle per la riduzione degli stipendi dei consiglieri da 7 a 5.000 euro e l'abolizione dei vitalizi. Nel complesso, una manovra che al netto della sanità e dei fondi comunitari si aggira attorno al 1,1 miliardi di euro. In mattinata il presidente Michele Emiliano ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. Andiamo avanti con la cronaca. Arrestato a Bari un 50enne pluripregiudicato, nascondeva nella cassetta postale della sua abitazione 50 grammi fra cocaina e hashish. Nell'appartamento la Guardia di Finanza ha rinvenuto anche 700 euro in contanti e materiale utile per il confezionamento della droga. La polizia di Bari ha arrestato al quartiere Libertà Francesco Giovanniello, 45enne, pregiudicato per detenzione di arma da fuoco clandestine. Durante la perquisizione nel suo appartamento ritrovate 2 pistole semiautomatiche, entrambe con colpi in canna. Secondo gli inquirenti, le armi erano custodite per conto di soggetti vicini al clan Striciuglio. Piazza di sfida di Barletta, il quartiere Libertà, diventerà completamente pedonale. Il comune ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione. Noi siamo andati a vedere. Un intervento da 650.000 euro. Approvato il progetto definitivo per la pedonalizzazione di Piazza di Sfida di Barletta, un angolo del quartiere Libertà di Bari destinato a cambiare dunque radicalmente volto. Ad oggi infatti la piazza è un parcheggio per circa una 60ina di auto, al loro posto ci saranno alberi, panchine e una nuova pavimentazione. E qui c'è l'autocilo, li mettono sull'autocilo un po' da cemento, si prende un po' una boccata d'aria meglio. Penso che sia una cosa bella, originale, ecco, perché primo momento io 2 o 3 anni fa dovevano fare un parcheggio a pagamento, poi non si è saputo più niente. Potrebbe arrecare comunque dei problemi, perché la viabilità di servizio sarebbe comunque, potrebbe risentire. Dal punto di vista estetico credo che la zona verrebbe valorizzata. Hanno domandato almeno ai cittadini. Almeno queste, tutte queste macchine dove andranno? Quindi se il comune farà la sua parte, ben, se no, poveretti, qua stiamo pagando tutto, tra grattini. È un problema per il parcheggio. Il verde, allora se vogliono mettere il verde dovrebbe fare anche un garage, però senza pagare. Assieme alla riqualificazione della piazza cambierà completamente anche l'assetto viario della zona. Le auto potranno percorrere via Ettore Fiera Mosca fino al penultimo isolato, dove con l'inversione dei sensi di marcia di via D'Azeglio potranno ricongiungersi con via Napoli. Quest'ultima non sarà invece interessata dalla pedonalizzazione, col transito regolarmente consentito davanti al Palazzo delle Ferrovie. Potenziata l'illuminazione nel Park and Ride di Largo 2 Giugno, al centro delle polemiche da parte di alcuni cittadini che avevano denunciato atti vandalici e frequenti furti d'auto. Da oggi sono in corso i lavori per l'installazione di un palo di 10 metri su cui sono stati montati 5 proiettori da 400 watt utili ad illuminare oltre la metà dell'area di parcheggio al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti. La restante parte invece è illuminata da altri fari già collocati sui palazzi circostanti, in quanto montati in precedenza da AMTAB che gestisce il parcheggio.
intervento temporaneo in attesa della riqualificazione, per cui a gennaio sarà bandita la gara. In vista del lungo weekend di Natale, lunedì 26 dicembre, sarà possibile conferire anche rifiuti indifferenziati in deroga all'ordinanza sindacale che ne vieta il conferimento nei giorni festivi. Resta invece confermato il divieto per domenica 25 dicembre, giorno di Natale. Come sempre, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli, è fondamentale la collaborazione dei cittadini nel rispetto delle regole, perché solo differenziando in modo corretto sarà possibile ridurre la quantità di rifiuti domestici che in occasione delle festività natalizie registra un picco. È tempo di bilanci per il primo Natale senza palme di Via Sparano. Abbiamo incontrato uno dei commercianti baresi che hanno vissuto passo dopo passo la vicenda e che ci ha raccontato com'è andata. Sentiamo l'intervista a Mino D'Alonso, titolare di Jerome. Primo Natale in Via Sparano senza palme, com'è andata? Ovviamente quest'anno sapevamo che sarebbe stato un Natale un po' difficile per quanto riguarda la viabilità di Via Sparano, perché tutti sappiamo che hanno tolto le palme, hanno mezzo distrutto Via Sparano per causa dei sottoservizi, però grazie a Dio il movimento c'è. Sappiamo che l'anno prossimo avremo un Natale più bello, perché l'anno prossimo di oggi sicuramente Via Sparano sarà completata e, essendo fiducioso, l'anno prossimo avremo un super Natale, così come ha promesso il nostro caro sindaco. Ovviamente in questa occasione non posso che augurare un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti i telespettatori di Telebari. Bene, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra pochissimo vi daremo qualche anticipazione sul palinsesto del nuovo anno con la direttrice di Telebari e Radio Mari, Maddalena Mazzitelli, a tra poco. Rieccoci ancora qui in diretta, questo spazio solitamente dedicato alla rassegna stampa, una rassegna stampa in rosa oggi, perché sarà l'occasione per scambiarci gli auguri di Buon Natale e darvi anche qualche anticipazione sui progetti di Telebari per il prossimo anno. Lo facciamo con la direttrice di Telebari e Radio Bari, Maddalena Mazzitelli. Ciao Maddi, buonasera. Buonasera Alessandra e buonasera ai nostri telespettatori. Allora, partiamo subito, come sempre facciamo, dal nostro live, il Buon Natale di Telebari anche in esterna, oggi con un inviato speciale, Renato Ciardo. Allora, do subito la linea al nostro Renato, in diretta da Piazza Massari, sotto l'albero di Sigma Energy. Allora, Renato, buonasera. Ciao Ale, allora mi trovo qui in Piazza Massari a Bari, dove è stato messo l'albero di Sigma Energy e Gas, e vediamo che cosa... A chi possiamo chiedere? Scusa, puoi venire un attimo? Ciao, una breve intervista. Come ti chiami? Nicola. Nicola, di dove sei Nicola? Del quartiere San Paolo, io vengo sempre a Bari a fare il parcheggio, a guadagnarmi qualche spicciolo, okay. Solo per mangiare però. Ho capito, e il 24? Domani sera che cosa mangi? Domani mangio il pesce, gli sgamberi, e mangio le anguille. Gli sgamberi? Pure, sì, e mangio pure... La frutta di mare, le cozze pelose. Quindi diciamo che fare il parcheggiatore rende, insomma. Sì, bastano i soldi per me. Ho capito. Giustamente, che mangerei gli sgamberi, quindi quelli la costa, insomma, no? Giusto? Sì, perché io non faccio niente perché porto a casa. Se la vedono loro. Ho capito. E invece come regalo che cosa avrai? Io non lo so, so ancora indeciso che cosa devono dare, non sorpresa, lo so, una sorpresa. Vogliamo fare gli auguri a tutti quelli che seguono Telebari? Auguri a tutti quelli che seguono Telebari, a nome mio e a nome dei cittadini italiani. Nonché baresi. Nonché baresi. Va bene, Alessandra, ci vediamo dopo magari. Mani. Ciao. Vanno a comprare gli sgamberi insieme per la vigilia di Natale. Mi piace Renato come inviato. Dopo la serie CD possiamo fare una rubrica interna al telegiornale, no? CD Alessandra è stata una produzione, una sitcom molto importante che è durata 4 mesi, finirà il 31 dicembre, ha accompagnato
tutti, diciamo, i telegiornali. Prima del telegiornale c'era sempre una puntata nuova, una produzione ideata da Renato, da Silvia De Sandi, da Babette Rebari, ma soprattutto anche da Massimo Quercia. È stata una produzione che ha visto anche sponsor molto importanti come Dentamaro, Sicme Energy e Gas, e comunque anche il gruppo Pomarico. Per questo, diciamo, è stata una produzione che ha portato comunque anche grandi risultati. Una produzione esilarante con incursioni anche nel nostro telegiornale, in Beyond the Game, in varie trasmissioni anche nel TV Sport. Credo abbia detto anche che io sono la tipica di Poggiofranco. Volevo assolutamente smentire questa cosa, intanto perché non faccio così con la testa, tanto per incominciare, e poi anche perché non sono di Poggiofranco, per carità, non perché per il campanile, assolutamente no. Penso che è una produzione importante, molto importante, che comunque ci ha, diciamo, fatto divertire i baresi, come fu anche tanti anni fa con Toti e Tata. Assolutamente sì, poi Renato lo ritroveremo tra pochissimo sempre in diretta da Piazza Massari, insomma andrà a disturbare qualche cittadino barese. Tra l'altro il cittadino che appena sentito è del San Paolo. Beh, insomma, cogliamo l'occasione per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, della nostra attenzione nei confronti delle periferie. Lo abbiamo fatto in vari periodi dell'anno, ve ne siete accorti attraverso i nostri lettori del giornale, lo abbiamo fatto ovviamente anche durante il periodo natalizio. Insomma, un'attenzione anche per pungolare l'amministrazione a concentrare molti dei loro interventi proprio su queste periferie che spesso si sentono un po' abbandonate dall'amministrazione centrale. Assolutamente, noi diciamo, facciamo sempre il giro settimanale ma anche quotidiano nelle periferie, siamo sempre, ascoltiamo i cittadini, mettiamo anche sul sito le loro, diciamo, quando ci mandano le loro foto, diciamo, siamo sempre molto attenti ai quartieri, ma come lo è sempre stata nella storia di Telebari, a breve 44 anni, ad aprile, insomma, è sempre stata molto attenta ai cittadini, ma soprattutto alle periferie, alle zone, diciamo, più decentrate. E da quest'anno possiamo dire che ci siamo ancora di più, ci siamo H24, perché abbiamo potenziato ovviamente anche l'informazione sul nostro sito www.telebari.it, che diventa proprio il collante, no? Un ulteriore canale di approvvigionamento delle informazioni per Telebari, insomma, al passo con i tempi. Anche noi abbiamo puntato sull'innovazione. Assolutamente, il sito ormai è diventato un fiore all'occhiello, ci lavorano un sacco di persone dalla mattina alla sera. Era sempre super aggiornato, abbiamo anche i social che sono comunque hanno dato un grande risultato, e dall'anno prossimo ci saranno tante novità. Anche una nuova app, abbiamo, diciamo, stiamo producendo una nuova app che sarà presentata il 9 gennaio, e, diciamo, diversa da quella che c'è, però non voglio svelare troppe, diciamo, novità, sennò poi, diciamo, i cittadini non saranno, tutta la gente che ci segue nella provincia potrebbe anche, diciamo, non essere proprio interessata. Dal 9 gennaio ci sono tante novità, tra cui anche il nuovo sito di Telebari. Allora, un restyling del sito di Telebari, un restyling anche della nostra app, che ricordiamo, insomma, per i fedelissimi telespettatori di Telebari diventa uno strumento per poterci seguire in presa diretta ogni giorno, perché sull'app noi trasmetteremo in tempo reale quello che va in onda su Telebari. Molto spesso gli ospiti ci chiedono anche le registrazioni delle puntate, perché è un po' nello spirito di Telebari, no? Se la vedi ti rivedi. Sì, se la vedi ti rivedi, ma soprattutto, Alessandra, anche c'è molta gente che, per esempio, quando sei in ufficio anche fuori per lavoro, si può collegare tranquillamente da qualsiasi parte del mondo e vederci in tempo reale. È importante. Abbiamo visto infatti come il TV Sport faccia un po' da ponte tra chi non vive più a Bari, però il cuore batte sempre bianco rosso, e come se sappiamo la fede calcistica non si comanda, e quindi diventa l'occasione per un collegamento con la nostra città. Allora, vogliamo, in realtà non possiamo svelare tutto, però sì, ci sono dei progetti importanti per il 2007 che riguardano 2017. Anche per il 2017 che riguardano anche, magari si potesse tornare indietro a volte solo per un fatto anagrafico. Allora, ci sono dei progetti importanti che riguardano proprio i palinsesti di Telebari, proprio perché non ci fermiamo mai, non vi vogliamo svelare tutto, sì, però ma infatti Alessandra, il problema è che mi stai facendo svelare quasi tutto, cioè non è possibile, diciamo, ci stai facendo svelare tutto. Sì, ci sono dei progetti molto importanti per la nuova stagione, ci sarà una nuova produzione
E ci sarà un progetto molto interessante anche per, che riguarda i più piccoli, diciamo, però ribadisco, non diciamo troppo perché abbiamo già parlato del nuovo sito, che ci sarà della nuova app, sennò poi diciamo tutta la gente non è interessata. Dal 9 gennaio ci saranno tante novità. Sta funzionando molto e quindi colgo l'occasione anche tra i buoni propositi, no, del 2017, sta funzionando molto la segnalazione che, le segnalazioni che ci arrivano da molti cittadini attraverso appunto la nostra pagina Facebook di Telebari oppure anche attraverso il nostro sito internet. Diventa un'occasione per avere uno sguardo più attento al territorio, insomma puntare i riflettori laddove purtroppo le luci non ci sono. Assolutamente, ma infatti Alessandra anche prima ha fatto un passaggio, la gente ci manda continuamente segnalazioni di quello che va e anche soprattutto di quello che non va, in maniera tale che noi possiamo pubblicarlo e fare, diciamo, un servizio attento per la gente, per i cittadini. Insomma, una sorta di megafono delle loro istanze, un piccolo successo, nel senso che non possiamo chiaramente intestarci la vittoria, però abbiamo partecipato attivamente anche con grande commozione alla storia infinita, ormai si è chiusa con un lieto fine, degli ex dipendenti dell'OM. Oggi ci hanno anche chiamato durante la trasmissione Chiama De Caro, era ormai un appuntamento fisso quello del venerdì, in ogni puntata mi chiedevano appunto di chiedere conto delle trattative con la tua auto, forse quella che poi si è aggiudicata la riconversione di questo stabilimento, insomma è stato una bella, un bel momento di commozione. Assolutamente, perché comunque quella è una vicenda che Telebari ha seguito in maniera attenta da tanti anni, dall'inizio, per questo diciamo è anche un successo, diciamo, dei lavoratori, ma tra virgolette anche di chi ha seguito questa vicenda attentamente come noi e come tutte voi, diciamo, colleghe giornaliste e giornalisti. Allora, questo è stato il bel regalo. Però, regalo per diciamo che non bisogna solo, diciamo, ricordarsi dell'OM Carelli, perché ci sono anche tante aziende in crisi, per questo bisogna chiedere alla regione, al comune di essere attenti a tutte le aziende, non solo ad alcune aziende. No, decisamente riceviamo istanze ogni giorno e credo che questo sia un po' anche il famoso pungolo di cui parlavamo prima, a fare meglio. Allora, andiamo in diretta da Piazza Massari, torniamo dal nostro Renato Ciardo, ci riproiettiamo in atmosfera natalizia. Renato, torno da te. Sì Ale, stiamo ancora qui, come detto prima, stiamo facendo questo mini tour nella città di Bari per intervistare il barese che... ciao, il 25 che cosa mangerai? Si vergogna un cane, non vuole. Che cosa mangerai il 25? Il brodo oppure la pasta asciutta? Ah, i croccantini col sugo, sì. Invece tu che cosa mangerai il 25? Io mangerò il pesce, sempre se lo mangerò. Perché? Che non mi piace. Il pesce fa bene. Lo so. Il 24 invece che cosa? Il 24... non lo so. Che mi moca se va a stare cheat, sta baiando. Ma insomma, come si chiama? Bell, che è successo? Vieni qua. Fai Fried, Bell. Vabbè, comunque tanti auguri. Grazie, altrettanto. Ci vediamo, mi raccomando, segui CAD fino al 31 su Telebari. Io la rimbambetta la vengo a vedere comunque. Ah, quando vieni? No, l'ho vista due volte. E vieni anche quest'anno, noi siamo il 5 e il 6 gennaio al Palazzo. Vieni per la terza volta. Va bene. Va bene? Certo. Ciao, tanti auguri. Grazie. Più che un tour sui baresi, cioè su quello che pensano sul Natale, mi è dato un tour su parlare in Bamben, così e anche su CD. Vabbè, ognuno ha i problemi suoi. Ci colleghiamo con Alessandra? Ok. Ciao Ale, ciao, mi raccomando. Complimenti per i capelli, come sempre. Non potevo mica deludere le tue aspettative, ovviamente, Renato. Allora, un ospite, proprio diciamo un conduttore straordinario di questo TG Live in esterna, proprio Renato, è stata una bella idea, è un vulcano in esplosione. Assolutamente sì, io saluto anche Adele, memorabili le sue comparsate all'interno di questo telegiornale. Allora, visto che siamo in chiusura, Maddi, vogliamo dare qualche anticipazione anche sul nostro palinsesto, che è come
come è ovvio, subirà delle modifiche durante le festività natalizie. Intanto partiamo da questo TG Live. Oggi diciamo è l'ultima puntata del TG Lungo, quindi con i collegamenti in esterna, con gli ospiti del 2016. Rinizierà il TG Live dal 9 gennaio, dal lunedì 9 gennaio. Invece le trasmissioni pomeridiane la prossima settimana, eccetto quella del Chiama De Caro del sindaco, andranno tutte in onda, c'è cioè SOS con Grandaliano, Salute e Sanità con Ludovico Abbaticchio, la trasmissione calcistica, le trasmissioni diciamo calcistiche TB Sport, 91esimo minuto, TG normali andranno tutti in onda, e dal 9 riprende solo diciamo il Bianda Gang, che oggi è stata l'ultima puntata, e il TG serale lungo. Ovviamente noi continueremo con l'informazione, ci sarà il TG normale senza ospiti o contenuti live, però l'informazione, come sapete, è uno dei punti fondamentali del nostro palinsesto. Allora, siamo in chiusura di questo spazio, però ricordiamo ai nostri telespettatori che domani, in occasione appunto della partita del Bari, si terrà come sempre il 90esimo minuto per i commenti a caldo sulla partita della squadra del cuore. Assolutamente, Alessandra, ringrazio te. Ci saranno Salvatore Guastelli. Ci sarà Cristian Siciliani, non so se ci sarà Barbara Cirillo, se le tornerà la voce, visto che è stata afona in questi giorni. Assolutamente. Allora, Madine, cioè, anche io e la Bucci siamo gli unici reduci e tamborra. Mai, non bisogna mai dirlo questo. Allora, facciamo gli auguri di Natale. Cosa auguri ai nostri telespettatori? Auguro, buon Natale, diciamo, buon anno. Un sereno Natale e un 2017 pieno di traguardi, serenità e soddisfazioni. Soprattutto una città che cresca sempre di più e che diciamo sia sempre all'attenzione sia non solo dei cittadini baresi, ma soprattutto che il comune non perda mai di vista l'importanza della cura della città e dei suoi cittadini. Questo ce lo auguriamo, noi come sempre faremo la nostra parte, ovviamente in soccorso di tutti i cittadini. Assolutamente. Allora, grazie alla direttrice di Telebari Radio Bari, Maddalena Mazzitelli, grazie per essere stata con noi. Grazie a te Alessandra e saluto tutti i nostri telespettatori. Ancora auguri di buon Natale e un buonissimo 2017. Noi restiamo qui però, perché tra poco torniamo con altre notizie. A tra poco. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Telebari e Radio Bari da Roberto Maggi. In apertura alla vigilia di Natale, ultima giornata di acquisti per i regali, tantissime persone si sono riversate per le vie dello shopping. Grande attenzione alla sicurezza, amministrazione e gestori dei locali hanno pianificato nei minimi dettagli gli eventi di questa lunga giornata. Vediamo il servizio. Un fiume di gente tra via Sparano e via Argiro, il tocco di colore lo forniscono cappelli e maglioncini rossi. Bari, come di consuetudine, riscopre la frenesia della vigilia di Natale. Sin dalle prime ore della mattina è aperta la corsa ai regali, sebbene in molti abbiano già concluso buona parte degli acquisti nei giorni precedenti. Stamattina, con questa bella giornata, una bella passeggiata, se si ha l'idea, sai, una persona che non vedi da tempo, ti piace qualcosa, la compri per darla, no? Tutto all'ultimo momento, purtroppo. Che cosa acquisterà? Senta, non riesco a dire, sono all'oscuro più totale. Questo shopping natalizio lo fate insieme ai vostri amici a quattro zampe? Ovviamente, loro sempre in primo piano. Anche i regali per loro ci sono? Già fatti, già sotto l'albero, poi stasera c'è la sorpresa anche per loro. Passiamo la giornata con i bambini, così vedono Babbo Natale. Del resto la passeggiata del 24 è entrata appieno nelle abitudini dei baresi, come la festa in corso Vittorio Emanuele, ma dopo gli incidenti di 2 anni fa, massima attenzione sulla sicurezza. 3 palchi sono stati allestiti dopo un lungo dialogo con l'amministrazione comunale. I locali che hanno aderito hanno provveduto personalmente a chiamare un servizio di vigilanza privata. Per fortuna, comunque, a richiamare lo spirito del Natale ci pensa Babbo Natale. Buon Natale a questa trasmittente, vi ringrazio, voi mi fate felice, anche perché il mio messaggio che voglio dare a questa città è quella di una pace nel mondo e una pace anche tra di noi.
E Park & Ride presi d'assalto dalla gente che si sta recando in queste ore in centro, soprattutto in tarda mattinata, ha registrato il tutto esaurito. Il servizio proseguirà comunque per tutto il giorno fino a stanotte con frequenza ogni 10 minuti. La Polizia Municipale ha invitato tutti a utilizzare i mezzi pubblici ed evitare di recarsi in centro con la propria auto. Firmata dal sindaco l'ordinanza che vieta i botti e la somministrazione di alcolici con contenitori in vetro al di fuori degli esercizi commerciali. Il divieto riguarda la giornata di oggi del 30 e del 31 prossimi. A proposito dei festeggiamenti in corso Vittorio Emanuele, di cui vi abbiamo già parlato poc'anzi, il primo cittadino mette le cose in chiaro. Non permetterò di trasformare corso Vittorio Emanuele in un rave party a cielo aperto. Sentiamo il passaggio trasmesso nella nostra trasmissione Chiama De Caro. Se mi accorgo che comincia a partire la musica a palla e il corso Vittorio Emanuele diventa un'altra volta un rave party, non è che aspetterò l'anno prossimo, domani vado personalmente con i vigili urbani a staccare la presa delle casse. Quindi domani ringrazio i commercianti per aver voluto investire direttamente in questa attività. Gli ho spiegato che l'attività, così come da progetto che ci hanno presentato, deve essere un'attività sobria. Corso Vittorio Emanuele non può diventare il rave party da dove arrivano persone da tutta la regione per venirsi ad ubriacare. È successo negli ultimi anni. Adesso da quando sono diventato sindaco mi hanno fregato una volta, non mi faccio fregare più. Ho appena firmato le ordinanze legate al divieto di vendita di alcolici fuori dai locali, il divieto di utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro fuori dai locali, il divieto di, per quel che sarà possibile ovviamente, di sparare dei botti illegali. So bene che poi domani spareranno, il 31 spareranno e poi tutti diranno: ah, sindaco non l'ha rispettata nessuno. Non è che posso mettere l'esercito la notte di Capodanno soprattutto o la notte di Natale. È chiaro che pian piano sono delle ordinanze che ormai adottano tutti i sindaci in tutta Italia, che servono a ridurre la pressione dei botti anno per anno. È un fatto, insomma, culturale. La regola è... E passiamo alla cronaca. Con totale naturalezza si erano servite tra gli scaffali di una nota pelletteria della centralissima via Piccini come se fossero in un self-service, senza però pagare un euro. Questa è in sintesi la storia di due arresti per furto con destrezza eseguiti dai carabinieri di Bari. Le manette sono scattate ai polsi di Anna Dentamaro, di 28 anni, e Angela Anaclerio, di 60 anni, già note alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I fatti risalgono al 24 settembre scorso, quando una pattuglia dei carabinieri interveniva in seguito ad una chiamata al 112 effettuata dallo stesso gestore della pelletteria di via Piccini. La svolta dell'indagine è arrivata a seguito della visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. Sono saltati fuori infatti fotogrammi chiarissimi che immortalavano una speciale maestria delle due donne nel mostrare indifferenza e nel far sparire qualsiasi capo capitasse loro a tiro. Una brillante carriera terminata oggi con gli arresti domiciliari. E torniamo a parlare del Natale, un gesto concreto per festeggiare nel migliore dei modi la ritrovata stabilità del lavoro e onorare la sacralità del Natale aiutando chi più ne ha bisogno. Gli operai della ex OM Carrelli, dopo il passaggio al gruppo Tua Industries, si sono ritrovati questa mattina al Policlinico, dove hanno distribuito doni ai piccoli pazienti del reparto di neuropsichiatria infantile e hanno annunciato di voler contribuire all'apertura del nuovo reparto di oncoematologia pediatrica del Giovanni XXIII. Vediamo il video. Noi lavoratori Tua Industries, ex laboratorio M. Carrelli, questo è un Natale speciale perché ci ha portato il regalo più atteso, il lavoro. Nel nostro piccolo vogliamo contribuire alla prossima apertura del reparto di oncoematologia pediatrica, al fine di poter acquistare apparecchiature o qualunque altro dispositivo necessario all'intrattenimento dei piccoli pazienti. Per questo abbiamo inviato un bonifico all'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Sull'esempio dei lavoratori, anche l'azienda e i suoi manager desiderano contribuire a questa iniziativa e hanno disposto un bonifico con la stessa causale e dal medesimo importo. Dai lavoratori della Tua Industria auguriamo un buon Natale a tutti. Buon Natale! Buon Natale! Auguri! E ieri prima giornata di raccolta dei beni alimentari per l'infanzia nelle case del dono. Tra quelle istituite a Bari per dare un supporto alle famiglie in difficoltà, siamo andati a vedere quelle di Parco 2 Giugno e Piazza del Ferrarese. Vediamole. Qui la gente viene per comprare un dono e invece dona.
La solidarietà non va mai in vacanza, tantomeno a Natale. Nate con l'idea di dare un supporto alle famiglie in difficoltà, sono state istituite dal Comune di Bari 3 case del dono per raccogliere alimenti e beni per la prima infanzia. Ieri, nella prima delle 3 giornate di raccolta, siamo andati a vedere come è andata nel centro aperto a Parco 2 Giugno e i più sensibili alla donazione si sono mostrati proprio i bambini. Non mi aspettavo che la sensibilità fosse più dei bimbi. Tra l'altro hanno già lasciato dei doni e degli alimenti, dove i bambini si preoccupavano di sapere se effettivamente esiste che li doniamo o li prendevamo anche in giro. E io ho detto, possibile che dei bimbi sanno anche che la raccolta può essere anche una frode? E invece sono stati sensibili perché loro hanno detto ai genitori andiamo perché dobbiamo donare degli alimenti ai poveri. Anche dei giocattoli, vestiti. L'operazione Solidarietà, organizzata in collaborazione con alcune realtà parrocchiali, tra cui quelle di San Francesco da Paola e di San Sabino, e con il centro polifunzionale La Casa dei Bambini e delle Bambine, andrà avanti il 30 dicembre e il 5 gennaio dalle 17 alle 20 nel centro di Parco 2 Giugno e nella Casa del Welfare in Piazza del Ferrarese. E come Telebari abbiamo voluto rivolgere un pensiero anche ai telespettatori che ci seguono dalla provincia con un video di alcune delle più belle immagini delle luminari provenienti dai comuni del Barese. Vediamo le immagini. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Passing through the snow. One-horse open sleigh. O'er the fields we go. Laughing all the way. Bells on bobtail ring. Making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Un'antica casa avuta in eredità presenze e voci inquietanti. Su questo sfondo prende via Il Fantasma, l'ultimo spettacolo firmato Anonima GR, in scena al Teatro Forma di Bari. Sul palco Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli e Mimmo Pesole. La pièce andrà in scena domenica 25 alle 21 e lunedì 26 alle 18 e alle 21. Si replicherà poi anche a gennaio, dal 5 all'8, il 14 e il 15. E vediamo che tempo farà in questi giorni con le previsioni del colonnello Vitantonio Laricchia. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto auguri e un buon Natale a tutti. Direi è quasi un sereno Natale sia dal punto di vista della simpatia e di quant'altro, serenità per tutti, che come dal punto di vista meteorologico. Infatti la copiata anticiclone delle Azzorre e l'amico maestrale stanno facendo in modo che il tempo sia abbastanza buono sulla nostra regione, abbastanza stabile. È vero, le temperature sono frizzanti, sia a nottetempo e primo mattino i valori minimi vanno da 0 gradi fino a 3-4 gradi, le massime non superano i 15 gradi. Vi dicevo, cielo generalmente poco nuvoloso e nulla di più, i venti da quadranti settentrionali, l'amico maestrale che soffia assicurandoci con i 3 giorni, nasce, pace e muore, grande stabilità. Per la settimana prossima avventura, ancora tempo orientativamente stabile, una bella cavalcata meteorologica fino alla notte di San Silvestro, che sarà stellata con luna crescente. Però attenzione per martedì, mercoledì e giovedì, irruzione di aria fredda dai Balcani, qualche nuvolone, qualche breve acquazione, fioccate di neve oltre 1100 metri nelle regioni di confine. In sostanza, un inizio d'inverno o feste natalizie di cui non ci possiamo assolutamente lamentare. Ed era la nostra ultima notizia. Da tutta la squadra di Telebari vanno i migliori auguri di Buon Natale a chi ci segue sempre con tanto affetto da casa, e naturalmente questi auguri vengono anche dalle autorità pugliesi. A tutti un Buon Natale. Vorrei che quest'anno il Natale lo vivessimo alla luce della comunione tra i popoli e dell'unità tra i cristiani delle varie confessioni. La visita del patriarca Bartolomeo ha segnato la storia della nostra Bari. Vorrei augurare a tutti i baresi di vivere questo Natale con un desiderio di comunione universale. Non rinchiudiamoci nel nostro individualismo, ma guardiamo a tutti i fratelli del mondo come a figli di Dio. Colgo l'occasione per porgere gli auguri
di tutto il comando provinciale dei carabinieri di Bari, all'emittente televisiva di Telebari, che è molto attenta nei nostri confronti e che ci aiuta a divulgare i dati sulla nostra attività, divulgazione che è strumentale poi a sollevare la percezione di sicurezza dei cittadini. Tanti cari auguri di Buon Natale a tutti quanti voi e alle vostre famiglie da parte dell'Arma di Bari. Tanti auguri e Buon Natale, tanti auguri e Buon Natale innanzitutto a tutti i lavoratori di Telebari, ma ovviamente a tutti voi che guardate questa emittente storica della città di Bari che ormai è conosciuta in tutta la Puglia. Vi auguro davvero tanta serenità, vi auguro di avere la forza di sostenere i vostri guai, i vostri dolori, ma vi auguro soprattutto di passare questo Natale con le persone a cui volete bene. Io Telebari la seguo in maniera costante perché mi aggiorna su quello che avviene. Auguro con tutto il cuore di progredire e di svilupparsi ulteriormente rispetto a quello che è attualmente. Tantissimi auguri alla più bella, la più storica, la più importante televisione, radio televisione barese, di cui io sono felice di essere stata ospite già dalle primissime trasmissioni e qui naturalmente cito anche la mia età, ahimè. Molti auguri, buona festa. Telebari ha tutta la mia ammirazione perché è stata la prima televisione cittadina, la seguo sempre con particolare attenzione, l'augurio che continui sempre così, crescendo al servizio della città. Beh, gli auguri di Buon Natale li faccio a tutti i baresi con l'auspicio che i baresi possano passare queste feste con i propri familiari e con i propri amici, con le persone alle quali noi vogliamo bene e con le persone che ci vogliono bene. La possibilità magari di avere i bambini a casa che non vanno a scuola, di stare un po' più tempo insieme a loro è un momento importante della vita di una famiglia alla fine dell'anno. E quindi auguri da parte del sindaco di Bari e auguri a tutta la comunità barese. Un sereno Natale a tutti voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie. È un felice e prospero nuovo anno. Un augurio da tutti noi di Telebari. Auguri! Auguri! Auguri. Auguri.